Buongiorno, oggi vi parlo di due preparazioni di base, la citronette e la vinaigrette. La differenza la fa la parte acida delle due, una è il limone e l'altra è l'aceto. Gli ingredienti che vi do sono per circa 4 persone, tempo di preparazione 5 minuti, livello di difficoltà facile. Parto subito con la citronette, quindi base di limone, schiacciatelo bene, quando dovete fare una spremuta anche di rumi, di lime, qualsiasi cosa, se si schiaccia per bene uscirà molto più succo. Primi rumi. Lo vado a ripassare ancora in un colino maglie fini. Un pizzico di sale. Un pizzico di pepe. A questo punto inizio a sciogliere all'interno della parte acida il sale e il pepe. Quando non sentiamo più sotto la frusta i granelli di sale, possiamo procedere con l'olio a filo e andando sempre continuamente a montare. Una volta che tutto è amalgamato e ben sciolto, lo possiamo tenere da parte. Passo alla vinaigrette, quindi cambia la parte acida, come dicevo prima ci sarà una parte di aceto. Io in questo caso vado ad utilizzare una parte di aceto di mele anziché il classico vino bianco. Quindi altra boule, 40 g di aceto di mele, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. E anche qui andiamo a sciogliere la parte solida. Quando abbiamo visto che comunque il nostro sale e il pepe si è sciolto all'interno della parte acida, procediamo con l'olio, con circa 140 g di olio extravergine. Come prima, a filo. Ok, le due salse sono pronte. Vinaigrette e citronette. Possono essere utilizzate nel classico pinsimonio come si fa d'estate, o anche su delle verdure grigliate, o anche, perché no, su della carne o del pesce. Provateci, ci vuole soltanto un po' di pazienza e un po' di mano. Ci vediamo alla prossima, buon appetito!